Buonasera, benvenuti a TG Economia. Nel linguaggio corrente si parla spesso del problema immigrazione, del problema degli immigrati. Siamo portati a pensare che l'immigrazione sia un costo, infatti per questo chiediamo anche lo sconto all'Europa sul deficit, se ne parla tantissimo in questi giorni della clausola migranti. E se invece l'immigrazione non fosse un problema ma una soluzione o quantomeno una parte di soluzione? Oggi è stato presentato un rapporto dal Centro Studi e Ricerche IDOS, il rapporto sull'immigrazione e l'imprenditoria di quest'anno, che dice come ci siano ormai mezzo milione di imprenditori immigrati nel nostro paese e in controtendenza rispetto agli imprenditori nati in Italia, le loro imprese negli ultimi anni stanno crescendo, hanno un saldo positivo, aumentano, mentre quelle gestite dagli italiani chiudono sempre più spesso. Non è che appunto dall'immigrazione si hanno più vantaggi che costi. Cercheremo di capirlo questa sera. Io saluto e ringrazio Ugo Melchionda, che è il presidente del Centro Studi IDOS. Buonasera, benvenuto. Buonasera. Maurizio Ambrosini, che è docente di sociologia dell'immigrazione all'Università di Milano e contributor anche del sito lavoce.info. Buonasera, professore. Buonasera a voi. Claudio Borghi, anche lui professore, responsabile dell'economia della Lega Nord. Buonasera, Borghi. Buonasera. E qui in studio con me c'è Margarita Perea Sanchez, colombiana, Colombiana, sì. sarta, imprenditrice, tra poco ci racconterà la sua storia, benvenuta anche a lei. Grazie. Allora, Presidente Melchionda, c'è una carta d'identità dell'imprenditore immigrato? Chi sono, da dove vengono, che cosa fanno? Grazie. Grazie alla domanda. Cerco di rispondere in pochi minuti a questa domanda. Gli studi internazionali dimostrano che gli imprenditori immigrati sono mediamente più giovani degli imprenditori dei paesi di origine, dei paesi di accoglienza, però sono persone che sono state per molti anni nei paesi di accoglienza, quasi 10 anni. In Italia in particolare abbiamo tra questo mezzo milione di immigrati persone che provengono da Marocco, da Romania, da Tunisia, da Albania, da Egitto. Queste persone sono persone che lavorano principalmente in due settori, il commercio e l'edilizia. Quasi il 60% di queste persone lavora in questi due settori. Sono imprese collocate principalmente nel nord-est e nel centro dell'Italia, pochissimi, un quarto appena in tutto il sud. Sono imprese che sono cresciute negli ultimi anni, come lei già diceva, del 5,6%, quindi 78.000 imprese in più, mentre le imprese create dagli italiani sono diminuite negli ultimi anni. Professor Ambrosini, perché gli immigrati, sembrerebbe di capire, sono più portati al rischio di impresa? Perché loro aprono esercizi commerciali? Soprattutto si parla di quello, di negozi, quando diciamo imprenditore è anche un commerciante, mentre gli italiani li chiudono. Ma le motivazioni sono diverse, però ne vorrei sottolineare una che mi sembra più importante delle altre. Gli immigrati faticano a far carriera nelle normali imprese. Anche quando hanno dei titoli di studio, delle competenze, le loro capacità di promozione sono basse. 9 immigrati su 10, ci dice l'Istat, fanno un lavoro manuale. Spesso sono più istruiti del livello del lavoro che fanno, spesso sono più istruiti degli italiani che fanno il medesimo lavoro. Quindi il mettersi in proprio diventa la principale strategia per uscire da questa integrazione subalterna, cioè dello schiacciamento verso il basso nel mercato del lavoro. Non è tra l'altro molto di diverso da quello che hanno fatto le classi popolari italiane per decenni. Anche per un operaio italiano, spesso la principale via d'uscita da una condizione di subalternità era mettere in piedi una propria piccola attività. Ora, questa spinta dal basso al miglioramento è visibile in modo particolare tra le fila della popolazione immigrata. Tra quegli immigrati, come diceva bene Ugo Melchionda, che sono qui da anni, che hanno conoscenze ormai consolidate della nostra lingua, che hanno delle competenze da spendere e che non riescono a spenderle nel lavoro dipendente. Borghi, gli immigrati, domanda proprio diretta, brutta, terra a terra, gli immigrati, tanto se l'aspetta, gli immigrati portano via il lavoro agli italiani?
Ma vede, l'immigrazione è un po' come il debito, non si può dire che è sempre sbagliata o è sempre giusta. Il debito qualche volta è una buona cosa, si pensi, non so, a una famiglia in crescita che fa un mutuo per comprare la casa. Se invece la famiglia è in gravi difficoltà a fare ulteriore debito, il rischio è poi dopo di vederla sul ciglio della strada. Stessa roba per l'immigrazione, se vi è un altissimo tasso di disoccupazione, come è l'attuale, se arriva ulteriore forza lavoro, necessariamente questa ulteriore forza lavoro poi dopo porterà via potenziali lavori agli italiani. Perché il numero di posti, diciamo, disponibili, data in questo momento la situazione economica, è fisso. Per cui cosa succede? Che possono succedere solo due cose: o c'è una sostituzione dell'immigrato rispetto all'italiano, oppure c'è una competizione, per il livello dei salari. Non mi stupisce che il fatto, che nuove aziende siano tipicamente per il commercio. Perché? Perché noi da scriteriati, ripeto, scriteriati, abbiamo impostato tutta la nostra esistenza, tutta la nostra economia dell'Italia nell'euroarea, principalmente sull'import. E non mi si dica che anche l'export sale, perché alla fine i numeri, se noi guardiamo la storia dell'Italia, fra import e export, sono dati dalla differenza di tutte e due. E storicamente l'euro ci ha portato una grande prevalenza delle importazioni rispetto alle esportazioni. E il risultato poi dopo però è stato che qua c'è disoccupazione, perché se cominciamo a importare beni di bassa qualità, fatti all'estero e oltretutto smerciati qui da stranieri, il risultato è che poi dopo noi avremo disoccupazione qui, perché i beni importati non sono fatti qui, sono fatti là. E poi non dimentichiamo una cosa, anche un effetto che viene poco considerato. Quant'è la parte di profitto o di valore aggiunto generato dai lavoratori o Che dalle resta in imprese Italia? straniere che esce dall'Italia e ritorna poi dopo nei paesi di origine via trasferimento monetario? È anche questo da considerare. Melchionda, ha ragione quello che dice Borghi, cioè si parla soprattutto di negozi, di esercizi commerciali, sono settori, quello del commercio, che ha poco impatto sul PIL, oppure no? Diciamo che il professor Borghi ha ragione in termini generali, forse non nei termini specifici della situazione attuale. Alcuni numeri per rispondere alle sue domande. Si calcola, si stima che il contributo al PIL dato dai 2.300 lavoratori immigrati più gli imprenditori immigrati sia di circa 123 miliardi di euro, l'8,6% del PIL. Si calcola che le rimesse inviate via formale dagli immigrati nei paesi di origine siano stati nel momento più alto 7 miliardi di euro, quest'anno sono scesi a 5 miliardi di euro. Si calcola che il contributo che gli immigrati, indipendenti e dipendenti, danno alle casse dello Stato attraverso i contributi previdenziali, il fisco, le lotterie, le tasse, tra cui i 200 euro per permesso di soggiorno, siano circa 16 miliardi. Si calcola che le spese che lo Stato sostiene per tutti gli aspetti dell'immigrazione, compresi i centri di detenzione, di identificazione e rimpatri, siano circa 13 miliardi, quindi con un contributo netto di 3 miliardi. Quindi, in Scusa, i servizi? generale, è già tutto calcolato, è stato fatto un No, che calcolo. servizi? La sanità, la Sì, scuola? certo, è stato calcolato che appunto la spesa Eh sì, è complessiva è stato 13 calcolato. miliardi. Beh, guardi, quello che le posso Sicuramente. dire è le rinvio al testo che fa questi calcoli, che è il testo della Fondazione Moressa, Allora, c'è sì, il la rapporto Fondazione Moressa, sull'IVA. cioè, Il possiamo testo anche della vederlo. Fondazione Moressa, molto affidabile, quella pagata da Soros, come Entrate no? per lo Stato No, la Fondazione 16 Moressa è miliardi e mezzo, affidabile uscite quella per il welfare fondazione. 12,6 saldo. Ma citi cose decenti, non la Fondazione Moressa, mi 3,9, scusi, non citi è lì. La attendibile? Fondazione Moressa è il No. Confartigianato Veneto. No, per cortesia, guardi bene chi sono i Allora, finanziatori di quella Borghi, fondazione. se le va bene il commissario europeo agli affari economici e monetari, Pierre Moscovici, la Commissione europea, che è il governo dell'Europa, le previsioni. Moscovici l'altro giorno ha detto che l'impatto economico dell'immigrazione in tutta l'Eurozona è positivo, di poco, ma comunque positivo, tra lo 0,2 e lo 0,3% da qui al 2017 l'impatto sulla ricchezza europea. Se si C'è la trattasse sul. Germania, eh? Tutto imputabile alla Germania? Adesso ne parliamo di Beh, immigrazione qualificata in. se la Germania è in forte crescita e quindi ha bisogno di ulteriore manodopera, così come l'ha avuto il Veneto, tanto per dire un esempio che è stato nominato prima, era in forte crescita, aveva bisogno della manodopera, Ma quindi mi era scusi, giusto allora gli avere immigrati immigrazione. vanno bene in una regione e non vanno bene in un'altra? Cioè, mi faccia capire, No, vanno producono di bene più. quando c'è forte espansione economica.
E allora serve manodopera, allora può essere giusto avere immigrazione. Se c'è disoccupazione, mi spiega che cosa viene a fare qua dell'ulteriore forza lavoro se non c'è lavoro? Chiediamo alla signora Margherita, che qui in studio, lei ha, facciamo anche un po' di pubblicità, ha aperto una sartoria che si chiama la Clinica dei Vestiti, qui a Roma, e lei ha lavorato anche per... Valentino. Per Valentino, quindi sì. l'artigianalità, la manualità italiana in realtà è la signora Margherita che viene dalla... Colombia. Dalla Colombia. Ci racconta come è arrivata in Italia, come ha iniziato questa attività, che cosa aveva quando è arrivata, come ha fatto? La sua avventura da imprenditrice, da quanto tempo? Io sono arrivata nel 2001 e sono venuta qui perché stava il padre di mio figlio, stava qua. E dopo ho iniziato a lavorare, a fare il lavoro normale, che come tutti i migranti che veniamo qua a fare la pulizia. E così ho trovato questo lavoro tramite il giornale con Valentino. E lei faceva i vestiti per le sfilate? Sì, sfilata, fatto sfilata, alta moda, sì. E mi sono andata di là, mi sono presentata, ancora non parlava bene italiano, e loro mi hanno accettato molto bene, e mi hanno dato l'opportunità di imparare, di studiare e di lavorare anche, no? Ma era l'unica non italiana o c'erano altre sarte? Lì, tutte italiane. Quindi lei era l'unica straniera. L'unica sarta straniera di Valentino. E poi com'è che ha lasciato questo dopo, nome del Made in Italy? Tramite questo gruppo lì dentro mi hanno qualificato molto bene e mi hanno detto che io avevo studiato già in Colombia e in Colombia avevo il mio laboratorio dell'alta moda, però è molto diversa la moda italiana, la moda nostra, no? E lei mi ha detto, la sua assistente, Margherita, perché no studia qui in Italia, qui a Roma, e così diventa molto meglio, no? E a me mi è piaciuta questa cosa. Che difficoltà ha incontrato nell'aprire un laboratorio di sartoria tutto suo? Tra burocrazia oppure concorrenza? In quel tempo è stato molto difficile per me perché ancora non parlava bene l'italiano. L'altra cosa, non aveva i soldi, però... Hai iniziato con quanto, glielo posso chiedere? Io questi soldi che me lo ha dato una mia amica, me lo ha prestato nella scuola dove io sono andata a studiare, questa mia amica mi ha dato questi 5.500 euro per aprire questo negozio. Fate prestare perché la banca non gliele dà? La banca non mi davano niente perché ancora il permesso era un permesso di soggiorno, aveva poco tempo che stava qua e questa è stata la difficoltà mia per aprire un negozio, però grazie a questa signora mi ha prestato questi soldi e ho aperto con tanto sacrifici perché 5.500 euro non sono niente per aprire un negozio. In quel tempo si deve aspettare tanto, 90 giorni per aspettare l'una osta, invece adesso già è un pochettino più... E ora va avanti da quanti anni? Sono 10 anni che ho il negozio lì, a via Macedonia. Cosa pensa quando sente dire che gli immigrati rubano il lavoro agli italiani? Non lo so, però... perché io penso che gli stranieri è più per lavorare, più per fare... E quanto lavora? Quanto lavoro al giorno? Sì, tutto il giorno, dalle 8 del mattino fino alle 9, 10 di sera sto al negozio. Come gli italiani, Borghi, più o meno. Posso domandare, mi scusi, innanzitutto mi fa molto piacere perché gli stranieri che vogliono arrivare qua e lavorare sono sempre benvenuti e quindi mi fa molto piacere la storia della signora. Posso domandare quanto guadagnava da Valentino quando è stata assunta? Quanto la pagavano? Lui mi paga 800 euro al mese. 800 euro al mese nel 2001, eh? Vedete invece il contratto collettivo, quelli normali invece, i salari per un italiano quant'era all'epoca. Alla fine non c'è niente da fare, cioè si gioca sul ribasso degli stipendi. Purtroppo è così, cioè l'immigrazione in questo momento viene utilizzata dalle grandi aziende e anche dalle grandi aziende automobilistiche in Germania per tenere basso il livello dei salari. Questo purtroppo tanti della sinistra mi sembra che non l'abbiano ancora capito. Professor Ambrosini, che differenza c'è tra immigrazione qualificata, lo stavamo accennando, e quella poco qualificata? Borghi parlava dell'industria dell'auto in Germania un mese fa, il 10 settembre, il signor Mercedes, il capo della Mercedes, ha detto ben vengano gli immigrati che sono giovani, molto qualificati, hanno molta voglia di lavorare. E costano poco. Ma
quella dell'immigrazione qualificata è in gran parte una leggenda. Nell'Unione Europea, scrive l'agenda dell'Unione Europea di maggio, hanno dato in tutto 10.000 blue card, cioè quelle per l'immigrazione qualificata, e l'80% in un solo paese, che è la Gran Bretagna. Soprattutto si tratta di infermiere. Per il resto, sì, ci sono persone che circolano qualificate soprattutto nell'Unione Europea, ma nuovi ingressi per lavoro qualificato in realtà l'Unione dice di averne registrati pochi. E quindi soprattutto lavoro umile quello che fanno gli immigrati e soprattutto sostituzione degli italiani sia nel lavoro dipendente che in quello indipendente nelle occupazioni più gravose. Io penso per esempio ai pizzaioli, che a Milano ormai sono quasi sempre egiziani, larga misura egiziani. Penso ai mercati rionali, sono stato in via Papiniano sabato scorso, molti banchi ormai sono gestiti da immigrati, e questo perché gli italiani evidentemente si sono ritirati e li hanno venduti a loro. Buon per loro, probabilmente i loro figli riescono a fare lavori meno faticosi, lavori più redditizi. Quindi lì si aprono dei nuovi spazi, qualcuno che sale dal basso, per cui invece il banco al mercato o il banco del pizzaiolo è un progresso, si inserisce proprio in queste attività. Quindi la concorrenza tra italiani e immigrati è modesta. 8 giovani italiani su 10 ormai arrivano al diploma di scuola secondaria superiore. Io non li vedo né a fare le pulizie, né a fare le pizze. Sì, né è il classico, fanno lavori che gli italiani non vogliono più fare. Sì, sì. Melchionda, prima Borghi accennava un... Sì, no, prego, professore. Ambrosini. La questione è sempre del livello del salario, cioè se io aumento l'offerta di lavoro, poi dopo evidentemente per la legge della domanda e dell'offerta scende il salario. Quindi non è che gli italiani non vogliono fare un determinato lavoro, a un certo punto pensano che fare un determinato lavoro a un determinato prezzo non sia più fattibile, non sia fattibile, mentre invece chi può essere che magari abitando magari in condizioni meno agiate avendo una vita più economica, diciamo così, sia disposto a... Melchionda, che ne pensa? Che è un po' invertire la causa e l'effetto. Se appunto questo fenomeno esiste, come esiste, la responsabilità è degli imprenditori e della mancanza di responsabilità sociale, della mancanza di etica del lavoro, di relazioni industriali che sono in qualche modo troppo schiacciate sull'unico mezzo della riduzione dei costi attraverso il salario, sulla mancanza di innovazione. Pensi che l'OCSE, quindi per citare un altro organismo che probabilmente come la Fondazione Moressa può essere considerato apertamente pro-immigrati, ha calcolato che gli imprenditori immigrati creano in media qualcosa come tra 1,2 e 1,4 posti di lavoro, quindi significa che probabilmente in Italia noi abbiamo qualcosa come 600-700 mila posti di lavoro creati da questi imprenditori immigrati, un po' questa è la realtà dei fatti al di là delle ideologie. Margherita, lei ha dipendenti o fa tutto da sola? C'è uno dipendente, una sola persona. Posso chiederle quanto la paga? 250 euro la settimana. Melchionda, prima Borghi faceva una distinzione tra imprese individuali, tra virgolette cattive, quelle poco produttive, poco radicate sul territorio, che non reinvestono e che magari durano poco perché poi il titolare se ne va, e imprese più complesse come... non dico SPA o società di capitali, ma insomma quelle con qualche dipendente che invece sono più radicate, che reinvestono gli utili in Italia e hanno una prospettiva più di lungo periodo. È una distinzione valida oppure no? Probabilmente in prima apparizione è valida, però io credo che molte imprese individuali tendono poi a diventare imprese di persone, imprese di capitali. Tenga conto che in Italia negli ultimi anni abbiamo avuto questo fenomeno, sono cresciute molto le imprese, come si diceva, il 5% rispetto all'anno scorso, ma sono cresciute il 10% le imprese di capitale, sono cresciute ormai le imprese di capitale sono il 10% di tutte le imprese gestite da immigrati, e sono questo l'elemento più forte. Ultimo elemento di estremo interesse per l'imprenditoria immigrata è che noi su 500.000 imprese immigrate abbiamo circa 130.000 imprese fatte a egiziani, marocchini, albanesi, tunisini, 130.000 imprenditori o potenziali imprenditori che potrebbero lavorare
per sviluppare anche i paesi di origine, per internazionalizzare il sistema di piccole e medie imprese italiane. Le faccio un esempio tra tutti. Noi abbiamo nei paesi del sud del Mediterraneo dei prodotti come l'olio d'oliva, che di solito viene utilizzato in quantità enormi per falsificare l'olio d'oliva italiano. Ma l'olio d'oliva del Marocco, della Tunisia, non è cattivo, è un ottimo olio, ma mancano macchinari moderni. Se lei immaginasse che l'Italia, che produce migliori macchinari per realizzare l'olio d'oliva, potesse vendere macchinari al Marocco, alla Tunisia, all'Albania, noi avremmo un meccanismo di sviluppo di questi paesi veicolato da imprenditori italiani e avremmo un meccanismo di internazionalizzazione di PMI italiane che potrebbe avere in 130.000 imprenditori del Mediterraneo degli agenti, dei venditori, delle persone capaci di riparare queste macchine come nessun altro. Perché non potremmo immaginare dei programmi finalizzati a che imprenditori di questi paesi possano diventare gli esperti delle nostre imprese, perché conoscono la lingua, conoscono i regolamenti, conoscono in qualche modo la realtà di questi paesi? Lei pensi che in Marocco esistono città note come la piccola Milano, la piccola Torino? Perché? Perché da queste città vengono immigrati in queste due città italiane, ma abbiamo automobili, macchine per l'artigianato, macchine per la piccola industria, portate agli immigrati di ritorno. Sì, no, è chiaro, no, mi chiedo soltanto quanto poi queste statistiche dicano tutto, perché avviare un'impresa non significa poi farla prosperare. Certo, penso al ristoratore italiano che dice certo che il ristorante etnico, diciamo così, accanto a me prospera, io devo rispettare tutte le norme igienico-sanitarie, devo pagare le tasse, lui non lo fa e poi per forza io devo chiudere. Ma questa è una leggenda metropolitana. E questo sapevo che era un assist per Borghi. No, ma è molto semplice, però stavo andando a riprendermi questi fantomatici dati della Fondazione Moressa, sì, che confermo essere finanziata da Soros, noto globalista. Comunque, in ogni caso, 6 miliardi di tasse, dice che gli immigrati pagano 6 miliardi di tasse, no? Uh-huh. E dice che sono 5 milioni. Qualcuno che ha una calcolatrice può fare, secondo i suoi dati, che io prendo non con le pinze ma anche con chissà che cosa, quindi dice, facendo 5 milioni di immigrati e 6 milioni pagati di tasse, sono a occhio 1.200 euro di tasse pagate da ogni immigrato. E qui mi si vuol dire che il valore dei servizi che essi sfruttano, vale a dire sanità, scuola, polizia e così questo è tipo, vale più di 1.200 euro a testa all'anno, ma non diciamone più. Non diciamo più, se 6 miliardi di IRPEF, eccolo lì che viene riportato, 6 miliardi di IRPEF e sono 5 milioni a quanto pare gli immigrati, i conti di quanto è il grande contributo di queste persone all'economia e quanto sono i servizi poi dopo che essi consumano è già fatto. Margherita, lei ovviamente fa tutto regolare, paga, sì, contributi, tutte le tasse, tutto. Pensa di restare in Italia a lungo? O... Sì. Adesso sto facendo la cittadinanza adesso. Quindi resterà sì, qui. Si allargherà? Sta pensando di allargare l'impresa? Vorrebbe farlo? Sì, lo voglio fare. Prendere un'altra persona? Sì. Va bene il giro d'affari? Sì, molto bene. Meglio dei concorrenti italiani? Sì. E che cosa le dicono i clienti? Come mai vengono da lei e non da quello all'angolo che è lì da... Vabbè, da me lì vicino sono tanto sartorie, no? Sono 6. Sartorie da me vicine, italiani, stranieri, e sempre ho il lavoro lì, sempre ho tanto lavoro. Professor Ambrosini, che differenza c'è tra un paese di transito e uno di destinazione? Noi siamo un paese di transito, no? Per lo più, per questi immigrati. Ma allora qui spostiamo l'attenzione dagli immigrati ai rifugiati. Sono in effetti due categorie molto diverse. Gli immigrati in Italia sono 5 milioni. Sottolineerei che sono anche consumatori, questo non è stato ancora detto, e oltre alle tasse vanno anche a fare la spesa gli immigrati, quindi creano economia anche da questo punto di vista. I richiedenti asilo sono tra richiedenti e rifugiati a fine 2014 140.000, adesso saranno un po' di più, ma poca cosa rispetto al numero degli immigrati e soprattutto rispetto alla popolazione italiana. Noi abbiamo circa 2 rifugiati ogni 1.000 abitanti, il Libano ne ha 300, la Svezia ne ha 9, Malta ne ha 23. In effetti
una cosa sono gli sbarcati, 170.000 nel 2014, quest'anno sono meno in realtà, sono diminuiti gli sbarcati, ma la maggior parte di quelli che sbarcano poi passano le Alpi, il loro desiderio è andare altrove. Dovremmo evitare di fare come gli ungheresi e altri dell'est che sui muri. Sfavoriscono il transito, invece di fare ponti d'oro per farli transitare, li bloccano. Io credo che sia giusto per molti motivi, il nostro interesse, ma soprattutto il rispetto della loro libertà, consentire loro di andare a chiedere asilo dove hanno parenti, amici, dove pensano di avere migliori opportunità di integrazione, dove conoscono la lingua. Ecco, io quindi ritengo che il transito sia in effetti la volontà della maggior parte dei richiedenti asilo. L'anno scorso su 170.000 sbarcati, 70.000 hanno chiesto asilo in Italia, 100.000 sono transitati. Anche ora, politiche europee che cercano di farli identificare e registrare in Italia, dovremmo avere maggiore rispetto di questo loro desiderio di andare oltre. La questione resterà aperta, come avete visto, anche perché molto dibattuta. Io ringrazio i nostri ospiti di questa sera, ringrazio voi che ci avete seguiti.